E sessualità, la parola chiave della settima edizione del Festival Treccani della lingua italiana. Sfondo onnipresente d'enigma, crocevia di norme e di desideri, luogo di infinite contraddizioni che la linguista Benedetta Baldi incrocia con sessismo. Parlare di sessualità e di sessismo oggi sembra scontato, ma non è stato sempre così, anche perché la condizione della sessualità intercetta qualcosa che va al di là del paradigma biologico, insiste sulla condizione culturale, psicologica, sociale dell'individuo, quindi è naturale appunto che intercetti poi tutto un sistema di credenze, di modi di leggere le cose. Nell'Occidente cristiano c'è questo meccanismo, no? Che in qualche modo inscrive un atteggiamento rigido. Vediamo la femminilità trasgressiva, pericolosa di Eva, e Foucault ci ricorda appunto come tutto l'Occidente cristiano sia stato molto attento a cercare di tener lontano dalle tensioni sessuali, dal desiderio appunto sessuale, come ricordo di questo peccato originale, no? Di questo rischio che si corre. La lingua però fa tanto, non fa, abbiamo attribuito alla lingua un qualcosa anche che non fa. Io dico sempre che l'importante è pensare che dietro alla lingua ci sono le persone, ci sono le intenzioni con le quali il parlante utilizza la lingua. Nel 1987 Alma Sabatini, con le sue raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, ha portato questa attenzione a livello di opinione pubblica.